Lui è nel campo dell'imprenditoria da una vita, è passato come un fulmine, insomma, in centinaia di eventi che hanno caratterizzato questa città. E noi lo ricordiamo particolarmente perché è stato anche presidente di questa associazione, ha svolto il suo lavoro egregiamente come sempre fa. Lui era una persona molto alla mano, diciamo, una persona che si riteneva sempre una persona del popolo, no? Lui diceva così. Però metteva a cuore nelle cose. Per me è stato un punto di riferimento perché comunque è sempre stato dentro gli organismi, dentro la dirigenza di Confesercenti, anche dopo che non era più presidente provinciale, però è rimasto sempre molto vicino all'associazione e per me, che insomma ormai sono qua dai primi anni 2000, è stata una delle prime persone che ho conosciuto e che mi hanno aiutato anche a capire come fare questo lavoro, no? Quindi è stato veramente un maestro e veramente un grandissimo punto di riferimento. Sapevi che c'era sempre e che potevi chiamarlo per qualunque consiglio, bisogno, punto di vista, e era anche un punto di vista sempre suo, personale, particolare, che ti aiutava anche a vedere le cose nel modo giusto, insomma. Quindi ecco, è una mancanza enorme che ci ha colto veramente di sorpresa e è veramente con grande dolore, ecco, che l'ho appreso, e sono molto vicina alla famiglia perché credo per tutti una perdita, sia per i parenti che per gli amici, ma insomma veramente per tutta la città, oltre che per la nostra associazione, aver perso Piero è un momento di dolore grande. Io lo conosco da sempre Piero, perché veramente da sempre, quando io ho cominciato a crescere sapevo chi era, e poi, come sai, lui ha avuto fiducia in me, quindi come professionista, come commercialista, io l'ho sempre seguito. E poi negli ultimi anni questa passione per la televisione, lui è sempre stato appassionato di fotografia, di tutto quello che era l'immagine, e insomma è stato un grande fotografo oltre che un grande ottico. E quindi quando si è avvicinato alla televisione tramite te, il tuo babbo, e poi gli è presa questa passione che oramai dura da oltre 10 anni, e poi mi ha coinvolto anche me, e lui Arezzo TV se l'è sempre sentita sua, questo marchio, questo gruppo di persone, questo, come lo sai, no? E obiettivamente ora essere qui nello studio che avevamo, che lui aveva tanto voluto e aveva contribuito ad approntare, a realizzare, ed era orgoglioso, no? Perché mi diceva, hai visto, ora l'edicola è bella, ora l'edicola, che belle immagini. Io sabato ho parlato con lui e abbiamo programmato l'edicola di questa settimana. E insomma, mi fa male pensare che non c'è più.